Ciao ragazzi, allora oggi facciamo un altro video sulla Silhouette Cameo 3. Mi è stato richiesto come attivare il Bluetooth, quindi oggi vi dico come fare, semplicissimo. È un'opzione che a me piace tantissimo perché io avendo una stanza, diciamo un sottoscala buio e piccolo, così posso tenere il computer là e la macchina quando faccio video posso tenerla qui dove c'è più luce. Allora, prima di tutto dovete vedere se sul vostro PC è integrato il Bluetooth. In caso che, come il mio, che ho un PC vecchissimo, quindi non era integrato il Bluetooth, ho comprato questa, che è una chiavetta Bluetooth. E quindi questa qui va, inserita nella porta USB. Una volta che inserite la chiavetta nel computer, si installa. Ora vi faccio vedere dal software come diciamo dare l'input alla silhouette che abbiamo inserito in Bluetooth per poi farla lavorare senza essere collegata da porta USB dal computer alla Cameo. In pratica attacchiamo solo la luce e la macchina, anche senza cavo USB, andrà. Ora vi faccio vedere, ci vediamo nell'altra visuale. Scusate una cosa, mi ero dimenticata, prima di dare l'input del PC, dobbiamo assicurarci che dalla nostra Cameo, diciamo qua, vedete c'è il simbolino del Bluetooth, noi dobbiamo andare da queste preferenze, da queste impostazioni e cercare fare scorrere fino a che non troviamo Bluetooth, clicchiamo, deve essere selezionato on perché se è in off è spento, quindi selezioniamo on e andiamo ora nell'altro visuale per installare no, il nostro Bluetooth. Ok, ora inseriamo il Bluetooth nella porta USB. Avete sentito questo rumore? Vuol dire che l'ho inserito. Andiamo ora in gestione dispositivi per vedere se me l'ha installata correttamente. Io avevo già inserito il Bluetooth ieri per fare la prova, quindi mi era venuta fuori la finestra con la scritta che stavo installando un'altra periferica e così via. Ora vedo che questo qui è il Bluetooth che ho inserito e va tutto ok perché non c'è nessun punto interrogativo, quindi vuol dire che me l'ha installata bene. Ora andiamo da questa icona qua e io avendo già installato il Bluetooth sul software per fare le prove, qui me lo vedo spento, però una volta che avete messo nella porta USB dovete andare in Silhouette qui e cliccare su ADD Bluetooth Scooter. Cliccato qui vi verrà fuori una finestra quadrata dove vedrete scritto Cameo, cliccate che deve diventare blu e date l'ok. Ora andiamo a vedere nelle nostre impostazioni taglio. Prima di tutto mettiamo un disegno, io ora scelgo un disegno a caso, scelgo il cavallo, ok, me lo posiziono, lo rimpicciolisco,
Andiamo nelle impostazioni taglio e vediamo che abbiamo strumento 1 e strumento 2. Dobbiamo mettere la lama, perché in questo caso uso la lama autoregolante, e va solo nello strumento 1. Quindi clicco strumento 1, scelgo il materiale, in questo caso ho scelto cartone. E qui lasciamo tutto come sta, l'unica cosa che dobbiamo cambiare è la lama. Dobbiamo mettere Automatic Blade perché questa qui è quella che metteremo poi nella Cameo. Io una volta avevo fatto il primo lavoro e l'avevo messo con questa lama, poi ho spento, ho riacceso pensando di avere rimasto impresso in memoria l'ultimo lavoro che avevo fatto. Non ho guardato che lama c'era, quindi ho continuato il mio lavoro, al che ha incominciato a fare un rumore strano la Cameo. E non partiva oppure andava in pausa e così via. Insomma, state attenti tutte le volte, mi raccomando, che usate e spegnete e riaccendete la Cameo, e se usate questa lama, guardate bene nelle impostazioni che qui ci sia questa e non questa. Ok? Ecco, qui mi dirà che la Cameo è pronta e noi andiamo dall'altra parte e vi faccio vedere come parte anche senza essere collegata al PC. Ok, vedete che ora quest'icona qua è ancora più accesa, perché vuol dire che abbiamo installato anche il Bluetooth nel PC e lui l'ha riconosciuto. Ora metto la carta, ho messo il mio cartoncino nel tappetino. Volevo rispondere a un'altra domanda che mi chiedono sempre: ma si rovina subito? Sì, anche la prima volta che lo mettete nella macchina si riga, ma tranquille, non è niente, è tutto normale. Io generalmente un tappetino, se uso molto la Cameo, l'ho anche cambiato ogni 6 mesi, ma altrimenti una volta all'anno. E se capita che il vostro tappetino non appiccichi più perché non c'è più colla, io generalmente lo lavo con l'acqua, sotto l'acqua, poi lo asciugo e do un'altra passata di colla spray riposizionabile. Ok? Ora vi faccio vedere prima di tutto la lama. Adesso spostiamo per farvi vedere. Ok, questa è la lama. Mi raccomando, questa va solo ed esclusivamente nella prima guida, perché se vedete qui ha una scannellatura, vedete? E va con questa che vediamo, vedete qui anche qui ha i due segni di qui non c'è niente liscio, quindi questa va inserita bene nella sua guida. Ecco, vedete, la dovete portare fino in fondo e bloccare la lama. Poi qui vedete, non so se riuscite a vedere bene, vedete che abbiamo questo buco più largo e questo stretto, che serve proprio alla lama per regolarsi, ma ora ve lo faccio vedere così capite meglio. Ok, io metto il mio foglio. Faccio carica. Ecco, vado nell'altra stanza a dargli invio. Vedete, si sta autoregolando e ora inizierà a tagliare.
e tutto senza essere attaccato al PC, quindi con il Bluetooth. Ed ecco qua la nostra sagoma ritagliata. E tutto senza il cavo. Le prime volte, logicamente, il tappeto è molto appiccicoso, quindi fa fatica anche a staccarsi. Infatti, vabbè, è rotto. Comunque, vedete il nostro. Adesso ho rotto un po' la coda a togliere la carta, però comunque mi ha tagliato con il Bluetooth. E una cosa bella che ha anche questa macchina, che se noi vogliamo ripetere il lavoro senza dover andare al PC e dare in via Silhouette, basta che rimettiamo il nostro tappetino con un'altra cartone, facciamo carica, e se vedete qui sul monitorino, vi faccio vedere, adesso mi verrà a fuoco, c'è scritto ripeti lavoro, vedete? E quindi è pronto per iniziare ancora il taglio. Ora vi faccio vedere. Scusate se vedete muovere, ma sto muovendo e clicco su ripeti lavoro. Mi fa ancora il settaggio della lama. E come vedete, inizia a tagliare la nostra sagoma del cavallo. Bene, ora non ve lo sto a fare vedere tutto perché avete già visto che taglia perfettamente. Io spero di esservi stata di aiuto con questo video. Se avete altre richieste e volete delle info, ve lo spiego facendo un video e come ho fatto fino ad ora. Per ora è tutto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!